Ciao a tutti, io sono Giulia e faccio parte del gruppo Admocene, Associazione Donatori Midollo Osseo. Anche in queste situazioni così difficili vi siamo vicini, però vogliamo strapparvi un sorriso e quindi vi proponiamo un'attività molto divertente in occasione del 4 maggio, Giornata Mondiale della Risata. E questa attività l'abbiamo chiamata Funny Show. In cosa consiste? Voi, che sarete i protagonisti assoluti, dovrete inviarci un video in cui fate qualcosa di divertente, qualcosa che faccia ridere, insomma. Potete fare improvvisare ballerini, cantanti, fare i giocolieri, indossare una parrucca e raccontare barzellette, e truccarvi in modo bizzarro, fare uno scherzo a vostra mamma, fare qualcosa di divertente con il vostro animale domestico. Insomma, tutto quello che più vi piace, via la libertà, via la fantasia. Noi aspettiamo di tutto e ci aspettiamo di fare delle grandi risate. Una volta che avrete fatto questo video, però, dovete ricordarvi assolutamente di inviarlo ai profili Instagram admo.cene e anche al profilo di admo.bergamo. E c'è anche un'altra opzione, che è quella di inviare il vostro video a Patrizia, che è la referente di Admocene. E il numero a cui dovete inviarlo è 328 355-2428, i quali a loro volta ripubblicheranno il video nei loro profili e appunto nei loro profili poi voi potrete andare a votare il vostro video preferito. E il 4 maggio il video che avrà più mi piace, quindi il video che voi voterete come migliore, come più divertente, mettendo semplicemente un like, avrà un premio. Quale sarà il premio? Il premio sarà una gift card di Amazon, quindi un buono Amazon da 50 euro. Quindi le procedure per votare sono semplicemente quelle di andare sui profili Instagram e Facebook e mettere mi piace al video che voi preferite. I video potete inviarceli dal 20 aprile fino appunto al 4 maggio, sì. E nulla, noi aspettiamo i vostri video. Mi raccomando però, questi video dovranno essere realizzati esclusivamente da casa. Dovete stare in casa a realizzare questi video perché oggi più che mai bisogna rispettare le regole che ci sono state date e che giustamente vanno rispettate perché solo così usciamo da questa situazione. E l'Italia intera, ma Bergamo in particolare, sta vivendo una situazione difficile e so che molti di voi il sorriso in questo momento non l'hanno, non riescono proprio ad avercelo. Però noi siamo qui anche per questo, per cercare appunto di strappare un po' un sorriso un po' a tutti, perché siamo convinti che solo rispettando le regole e stando uniti ma distanti riusciamo a superare questa cosa. Quindi forza Bergamo, ne usciremo, forza Italia, ne usciremo. Quindi niente, io aspetto i vostri video, sono curiosa di ridere tantissimo e spero che anche voi ridiate. Un bacio, ciao!